animazione, che schifo, con quelle manina, con quei piedi. Mi ricordano troppo il Grinch, tutto peloso. Non avete idea della fatica che sto facendo per guardare e ad editare questi video. Quello che avete appena visto è una danza tradizionale indonesiana, nello specifico balinese. Se per caso voi stesse già cercando su internet alcuni video da mandare per tortura ai vostri amici, mi raccomando, questa danza si chiama legong, da non confondere con che cazzo, che cac, dove dozzine di uomini ballano intorno ad un idolo impersonando delle scimmie. Quel mostro terribile e orripilante fa parte invece della danza Topeng. Tutti balli, appunto, tipici di Bali. Lo stile legong, con quei piedini schifosi, viene insegnato solitamente per tradizione alle bambine in un'età preadolescenziale, quando, secondo le idee popolari, si ritrovano nella migliore fase per l'apprendimento. Questa danza, il cui scopo è quello di imitare i movimenti e le sembianze dei burattini, è così prestigiosa che alle ragazze, superati i 20 anni, è proibito performarla. Almeno in contesti ufficiali. Ad accompagnare gli artisti è sempre presente un'orchestra gamelan, tipica dell'isola di Giava. Caratterizzata dall'utilizzo di molteplici campane, con un'accordatura tutta loro. Tanto per intenderci, utilizzano scale completamente diverse dalle nostre occidentali, e in più i loro strumenti sono accordati su frequenze differenti. Vabbè, ho deciso di farvi un esempio pratico, e per farlo utilizzerò Pigments dell'Arturia, che non è altro che il miglior software di sintesi presente sul mercato. E che, detto tra noi musicisti, non costa neanche una sega. Per mostrarvi le capacità del software ho creato una patch tutta mia, alla quale ho collegato il cut off di un filtro passa alto ad un oscillatore, il quale viaggia ad una frequenza molto bassa, stiamo parlando di 0.3 Hz, e suona così. So, non è nulla di rivoluzionario, ma è per farvi capire. Insomma, per farla poco lunga e spiegarvi che cosa si intende suonare con un'accordatura diversa, che cosa facciamo? Prendiamo una scala di Do maggiore. Sulla nostra patch adesso andiamo a lavorare sul potenziometro Fine, che sta per Fine Tuning, ovvero quello che va appunto a regolare l'intonazione del suono che uscirà da questa macchina. La andiamo a collegare ad un LFO, in questo caso l'LFO numero 2, e gli diciamo lavora entro questo range qui, range 0.30. Prima cosa cambiamo l'ampiezza. Andiamo poi a modificare la frequenza, anziché Hertz gli diciamo sincronizzati al progetto. Sentiamo cosa succede. Bene, abbiamo questo twiu, 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 che proprio non ci piace. Per modificarlo dobbiamo andare a lavorare qui sulla source del retrig. Gli dobbiamo dire non ti retriggerare mai, vai all'infinito. Sentiamo un po'. Quello che avete appena sentito è appunto il mio esempio. Stiamo suonando una scala maggiore di Do, ma con un'accordatura completamente differente, proprio come quella dell'orchestra gamelan. Tutto questo scampanellare a un orecchio inesperto, ignorante, come il tuo, può sembrare sconnesso o casuale, ma così non è.
curiosamente non è la ballerina a seguire la musica, ma è l'orchestra a seguire la ballerina. È simpatico vedere come, durante le prove, il maestro, per permettere ai vari musicisti di imparare, utilizzi una marionetta. Le ballerine più brave vengono scelte per esibirsi di fronte alla corte reale. Quelle meno talentuose, cercano di arrotondare come meglio riescono. Tutte queste movenze rivelano un linguaggio parlato dal corpo estremamente raffinato, con una grammatica molto severa. Tradizionalmente ballato da due donne, il legong viene introdotto dal kundong. Dove una danzatrice per all'incirca un quarto d'ora esegue movenze tradizionali simili. Di seguito all'arrivo delle altre due ragazze, la danzatrice Kundong decide o meno se rimanere insieme a loro. La leggenda vuole che il principe Sukawati, ammalandosi, sognò delle ragazze compiere questi movimenti tarantolati. Fu così che, svegliandosi, ordinò ai sudditi di imparare e ripetere tali movenze. Che tu sia quindi a giro per qualche fatiscente locale notturno di Bali o che tu stia esplorando i suoi famosi templi, assicurati di assistere a uno di questi spettacoli, organizzati proprio per noi turisti. Mi nombre es Lorenzo, me puede buscar también en Spotify. Adiós, hasta luego.